Cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza il cibo per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 19:35. L'idoneità per un alimento lavorato passa attraverso controlli serrati e certificazioni rigorose. A Valperga, nel Cuneese, il mulino del mais della famiglia Peila. Se vogliamo mangiare bene dobbiamo scegliere prodotti naturali, il che non vuol dire mangiare soltanto materie prime ma anche prodotti lavorati, a patto di rispettare i protocolli imposti. Oggi con Claudia Pregno tappa in un antico mulino a Valperga, nel Canavesano. Scelte di qualità per un'alimentazione corretta non solo in campo ma anche nei processi di trasformazione. Fondamentali controlli serrati affinché il prodotto finale mantenga sostanze che fanno bene alla salute. Il mais a Valperga nel Canavese diventa farina per dolci, gallette, pasta, polenta e anche birra. Il Gran Turco biologico e biodinamico per la gran parte piemontese è tracciato e ha certificazioni in abbondanza. Noi siamo certificati no GM, siamo certificati gluten free, bio, Demeter, kosher, quindi per il mercato ebraico, BRC, IFS, ISO. Sigle, ma ecco cosa significano in pratica. Ad ogni singolo carico in arrivo, con una sonda, viene prelevato un campione di mais che finisce dritto dritto nel laboratorio per una prima analisi. Consente di verificare non ci siano sostanze tossiche. Come la fumonisina oppure la zearalenone. Infatti la fumonisina ha un effetto che predispone al tumore a livello esofageo, la zearalenone ha un effetto invece estrogeno simile, determinando uno sviluppo precoce nelle bambine, nell'uomo può provocare uno sviluppo del seno. Superati i primi test, il contenuto del camion viene scaricato e destinato ai silos di stoccaggio, poi la lavorazione del prodotto di eccellenza, ben distinto da quello convenzionale. Ci sono proprio dei giorni dedicati alla macinazione di questi prodotti o bio o Demeter, dei silos dedicati, delle aree dedicate all'interno poi del magazzino, dello stoccaggio, quindi cioè assolutamente i prodotti non vengono mai contaminati. Arrivato alla quarta generazione, il mulino Peila lavora 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e le analisi vanno di pari passo per ogni lotto di prodotto finito, ma all'esterno, nei centri sparsi sul territorio piemontese. Ci avvaliamo di laboratori esterni accreditati che vengono poi accettati da tutta la nostra clientela estera grande, italiana, che fanno appunto queste analisi OGM, glutine, fumonisine, pesticidi eccetera eccetera. Una trasformazione quindi controllata che permette di avere un alimento funzionale, cioè di mantenere inalterate vive sostanze salutari. Sostanze bioattive, ossia attive nel nostro organismo, che possono avere un effetto antiossidante, antinfiammatorio ma anche antitumorale. Ad esempio nel caso della farina di mais, elementi molto importanti sono i carotenoidi che hanno un elevato potenziale antiossidante.